Buonasera, cari amici di livegp.it e benvenuti alla puntata numero 348 di Circus, il consueto appuntamento del lunedì sera dedicato al mondo dei motori. Questa sera, naturalmente, come di consueto, grandi ospiti, uno dei quali è già con noi collegato e tra poco lo andremo a presentare, ma ovviamente, prima di iniziare, vi ricordiamo le coordinate per poterci seguire in diretta sul nostro sito livegp.it con tutte le ultime news sul mondo dei motori e poi ovviamente vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando la campanellina. Mettete un bel like alla pagina Facebook di livegp.it, ascoltate tutti i nostri podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. Do subito il saluto ai miei compagni d'avventura per quanto riguarda la nostra redazione di livegp.it. Un saluto a Luca Pellegrini, ciao Luca. Ciao Marco, buonasera a tutti. E un saluto anche al nostro Nicola Saglia, ciao Nicola. Ciao Marco, buonasera a tutti. Io direi che possiamo andare a introdurre il nostro primo ospite di stasera, che è una celebrità. Io tra l'altro ero un grandissimo tifoso di quando lui correva in sci, sugli sci, ma adesso lui corre ancora e si è dedicato alle quattro ruote e vorrei farvi vedere subito delle immagini, così andiamo a commentarle e possiamo anche introdurlo nel migliore dei modi. Vediamo un po' queste immagini che vi proponiamo, che lui le conosce molto bene. Eccole qua. E insomma, avete capito benissimo di chi sto parlando. Un saluto, un benvenuto a Circus al grande Christian Ghedina. Ciao Ghedo. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Marco, grazie per l'invito, insomma, alla vostra trasmissione. Ti è piaciuto il modo in cui ti abbiamo introdotto? Ormai questo qua è il mio cavallo di battaglia. Ormai. Sì. L'ho visto in tutte le salse e me lo dicono ogni persona che mi vede, mi fanno i complimenti e poi mi dicono, però quando hai fatto il salto quella volta a Kiss che ha aperto le gambe, lì è stata il clou della tua carriera. È indimenticabile. Tra l'altro Christian Ghedina è un grande campione di sci, 13 successi in Coppa del Mondo, se non erro, giusto Christian? 3 medaglie ai mondiali, ti è mancato l'oro, ma soltanto per sfortuna, non per demerito. Uno dei più grandi discesisti di sempre, posso dire, del nostro sci. E insomma, Christian, adesso però tu sei qui con noi in una trasmissione in cui parliamo di velocità, quindi rimaniamo sempre in tema di discesa libera, ma perché adesso hai intrapreso da qualche anno ormai la carriera di pilota nelle quattro ruote e quindi tra poco parleremo con te. Ricordo intanto a tutti i nostri amici che ci stanno seguendo che è possibile scrivere e interagire con la nostra diretta, quindi se volete porre delle domande a Christian Ghedina saremo lieti di potervi rispondere. Insomma, il campionato adesso, Christian, che stai disputando è quello delle Legends Car Italia, un campionato al volante di vetture molto molto divertenti, che tra poco mostreremo anche in delle immagini. Insomma, io vorrei partire da come è nata l'idea di cimentarti in questo campionato, che tra l'altro oltre a te, in veste di guest star, vede anche Alberto Nasca, tra l'altro che con i suoi bellissimi video sta regalando ulteriore visibilità a questo campionato. Insomma, cosa ti è piaciuto, cosa ti è colpito della Legends? Beh, diciamo che già tu l'hai detto, insomma, velocità è la mia passione e quindi tutto quello che ne rende la velocità, che sia sci, moto, macchine, trattori anche, mi va tutto bene. Io basta andare veloce, a dare il massimo con ogni mezzo che ho, insomma. E quest'anno abbiamo deciso di intraprendere, insomma, o di comunque intraprendere questa strada insieme ad Alberto, che siamo nel team assieme nella Heroes Valley e vedere, visto che abbiamo una passione comune che è quella dell'automobilismo e anche del motociclismo. Poi lui si cimenta tanto, lui ha iniziato a praticare, lui diciamo faceva tutt'altro, però aveva la grande passione come ce l'ho avuto sempre io anche ho fatto sci, però grande passione dei motori, della velocità. Insomma, abbiamo iniziato questo campionato con le Legend
È un campionato veramente bello, divertente, affascinante. Eccoti qui a bordo della vettura, guarda un po'. Esatto. Guarda qua, questo è il mio onboard camera, è la prima gara che ho fatto, una partenza strepitosa, mi pare che sono partito dalla nona o dodicesima posizione e mi sono trovato, ecco qui, sulla sinistra c'è Alberto Nasca che quindi sono arrivato davanti, lui è rimasto sorpreso perché è la mia prima gara, poi dopo alla fine sì, sono stato dietro un po', poi mi ha sorpassato, io sono finito, mi pare, quella gara quinto, però per me come prima gara era, dopo tanto che non andavo più con le macchine, è stata una gran bella esperienza, mi sono divertito veramente tanto, mi sto divertendo, sono delle esperienze, un'esperienza, è un'esperienza fantastica, della una macchina bella, performante, è un prototipo fatto con un motore di una moto 900 di cilindrata con 130-140 cavalli senza differenziale su un telaio tubolare ed è veramente, sono tutte macchine uguali, tutte uguali, e bisogna guidare bene per andare forte, perché sennò è una macchina che non perdona tanto, è molto l'acceleratore è molto, molto diretto, molto corto. Devi essere bravo, devi essere dolce, devi fare linee, pulizia, non attraversare troppo, non andare dentro troppo forte, se no vai sotto sterzo. E bello, mi sono divertito, mi sto divertendo sempre. Tra l'altro non è ovviamente la tua prima esperienza in ambito motorsport, perché tu hai già alle spalle accumulato diverse partecipazioni, ad esempio quella nella Supercars, nella categoria Supercars, ma no, hai guidato Superstar. Superstar, chiedo scusa perché Superstar, esattamente. Ma poi ti sei cimentato anche in svariati altri campionati, insomma è una passione che coltivi già da diverse stagioni. Ma sì, come ho detto prima, ho sempre avuto una grande passione per la velocità, poi avevo veramente una gran passione per i motori, però vivendo a Cortina si è un po' tagliato fuori con i motori. Io mi ricordo che quando ero piccolino, il tempo delle moto, motorini, così, ero sempre giù in garage a trafficare, a lavorare motorini, vespe, scooter, mi piaceva proprio poi il rumore, l'olio di ricino e mi esaltavo. Anche forse per il fatto che mio padre me l'ha sempre un po' vietato perché ero uno spericolato, uno scapestrato e potevo rischiare di andarmi a far male, lui era la sua preoccupazione, già ero insomma uno spericolato, aveva paura. Io ho perso la mamma in un incidente con gli sci quando avevo 15 anni e lui è rimasto anche abbastanza traumatizzato. Poi io, quando ho iniziato il mio percorso con gli sci, che sono stato in nazionale, in Coppa del Mondo, ho iniziato a vincere. L'anno dopo, le mie prime vittorie in Coppa del Mondo, ho avuto questo brutto incidente in Eh macchina sì, lo ricordiamo, lo ricordo, Christian, in effetti, cosa ti accade. Un'esperienza dalla quale tu comunque fossi in grado di riprenderti completamente, tant'è vero che poi riuscisti a conquistare i tuoi più grandi successi proprio tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, insomma, quindi poi sei riuscito a riprenderti alla grande. Esatto, però avevo sempre questa grande passione, quindi l'ho sempre coltivata un po', sono andato poi chiaramente crescendo, insomma, ho portato un po', ho praticato un po' di più, chiaramente mio padre era sempre preoccupato, anche se comunque sì, quando sei maggiorenne, quando sei minorenne è lui che fa le veci del figlio, cioè che si Certo. preoccupa del figlio, quando sei maggiorenne, insomma, puoi decidere di fare un po' quello che vuoi. Poi chiaramente rispettando anche la volontà di tutti, mio padre era sempre preoccupato, però mi sono dedicato un po' ai motori, ho fatto anche, mentre ero in squadra, ho corso 3 anni col Supermotard facendo campionato italiano monomarca e mi sono divertito, mi sono tolto anche un paio di belle soddisfazioni, ho vinto un paio di gare, non ho mai fatto velocità su pista con le moto e poi appena smesso con gli sci, io ecco diciamo dal salto che abbiamo visto, che hai fatto vedere la mia prefazione, diciamo Sì. salto. Ecco, è stato quello che mi ha dato il là per iniziare, diciamo, fra virgolette, diciamo, una carriera nei motori, perché mi hanno offerto la Red Bull, che era sponsor, main sponsor della gara, mi Ah, è hanno nato tutto da offerto lì. un fine settimana speed da poter scegliere tra o un giro con l'aereo a reazione acrobatico loro, oppure con la Formula 3000, che era il mio sogno, la mia passione. Il Loro mi hanno monoposto, mandato quindi. una lettera nella gara successiva, nella camera del mio albergo, a Garmisch, mi ricordo, e mi hanno chiesto se volevo fare una prova di una macchina oppure andare su un aereo, visto la pubblicità, la grande pubblicità che gli avevo fatto
a loro insaputa anche facendo questo salto. E io ho deciso di andare a fare questo test a prova con la Formula 3000, che era il mio sogno, poter provare una macchina così potente, una Formula 1, e ho fatto dei grandi tempi, perché ho girato, sono andato ad Adria, ho chiamato Riccardo Patrese, che è un amico, mi ha dato una mano, me l'hanno chiesto loro se avevo qualcuno, qualche conoscente che poteva darmi due dritte, e ho girato un secondo e nove dal record della pista. Quindi si vede qua che hai la velocità nel sangue, possiamo dire, un talento innato. E da lì, sì, da lì è iniziato un po'. Ho fatto questi buoni test, sono rimasti sorpresi anche i tecnici, là, gli ingegneri che c'erano. Era la pista completamente per me. Ho girato un giorno intero, ho fatto circa 100 giri lì ad Adria, ero da solo. Un bel test, mi sono fatto un po' di promozione, poi ho buttato un po' in giro la voce che mi sarebbe piaciuto correre. È stato il grande Alex Danaldi che mi ha dato un po' una mano ad entrare nel mondo delle macchine, mi ha detto un po' come fare. E ho iniziato a correre nel Superstars. Il primo anno ho fatto il campionato europeo di Formula 3000, quindi sì, non tutte le gare, ho fatto 5 gare, quindi un'esperienza bellissima. Ho fatto 2 gare della Porsche Super Cup, bellissime anche quelle. Ho fatto, avevo fatto Barcellona e cos'era l'altra gara, non mi ricordo neanche più. E poi ho fatto il campionato italiano di turismo con una BMW. E l'anno dopo ho iniziato nel Superstars. E ho corso per 5 anni in Superstars, togliendomi anche la soddisfazione di vincere una gara, un Mugello. Ho fatto 8 podi in 5 anni su 6-7 gare di programma di ogni anno. Per me è stata una grande ti sei tolto delle belle soddisfazioni, possiamo dire. Bello, anche bello, piloti anche di tuo rispetto, perché c'erano nel Superstars era un bel campionato, perché c'erano Morbidelli, certo, Giovanardi, Larini, Liuzzi, Klien, ex piloti di Formula 1, insomma. Arrivare lì sul podio con loro per me è stata una libidine. Senti, guarda questa domanda che ci arriva da Giacomo, che ci scrive: è stato più emozionante guidare una macchina o andare sulla vertigine di Cortina? Ma la vertigine di Cortina sono i miei campi di battaglia. Da quando ero giovane le praticavo, le frequentavo e le frequento ancora tutt'oggi. Sono piste che conosco benissimo, però per me la macchina è sempre bello, anche andare veloce in discesa, la vertigine, la pista dei mondiali. Ho fatto la prima pista, anche se è stata un po' storpiata con la tracciatura, diciamo è stata abbastanza costretta la tracciatura, quindi hanno un po' storpiato i salti. Il salto anche che mi hanno dedicato, mi hanno criticato tutti perché non si saltava niente. Io ho chiesto proprio, sì, va bene la dedica sul salto, basta che sia un salto che si salta almeno 60 metri, se no non voglio dediche. E purtroppo il salto, avendo fatto un tracciato molto costretto, non si saltava niente e mi veniva male, perché io ho sempre avuto grande passione dei salti e quindi mi hanno scritto in tanti, no, fatti togliere il nome, qua, là, su, giù. Però no, mi piace più andare in macchina, la macchina per me, rispetto alla vertigine, quello era il mio mestiere, l'ho praticato una vita. Adesso le emozioni di andare in macchina sono molto più forti. Ecco, vedo che Nicola intanto annuiva, anche lui è appassionato di sci. Insomma, Nicola, abbiamo l'opportunità di avere con noi un mito da questo punto di vista. Sicuramente avrai qualche curiosità per lui. Sì, no, io volevo chiedere appunto se era vero il fatto che aveva chiesto di togliere il nome dopo che l'avevano un po' tagliato, no, quel salto, Christian, ai mondiali. Ma sì, mi sono arrivati diversi messaggi su WhatsApp, messaggi normali, dicendo di amici, di addetti ai lavori, anche dell'organizzazione di Cortina, diciamo, non della FIS. Chiaramente mi ha detto, fai togliere il nome dal tuo salto, perché è una vergogna, un salto, siccome anche loro, sapendo che mi stavo chiamando. Sì, ti arriva una chiamata. La rifiuta. Tranquillo. Sapendo che io ho sempre avuto una grande passione dei salti, che ero uno che in area mi trovavo bene, vedendo la gara, vedendo questi atleti a livello mondiale, che i più forti al mondo, che non saltavano, veniva veramente la depressione. E mi hanno detto, fai togliere il nome o togli il nome dal tuo salto, perché è una vergogna. Infatti, non era degno. Senti, qual è stata la macchina più bella, più emozionante, quella che ti ha regalato? Aspetta un attimo, perché adesso con la chiamata mi è andata via. Aspetta, provo a mettere l'auricolare perché non sento. Ok, riesce. Vediamo non se non sento più il viva voce. Scusate. Intanto vediamo che Christian riesce a parlare. Provate a parlare, scusate. Riesce a sentirci, Christian?
perché non sento più. Allora proviamo tra poco a ripristinare il collegamento, vediamo con Cristian Ghedina. Aspetta che provo un attimo, aspetta, provo a ricollegarmi. Sì, sì, siamo qua, va bene. Non scappiamo. Ok, non scappiamo, naturalmente, tra l'altro è un piacere, avete visto un campione anche di simpatia, Cristian Ghedina, anche Giacomo Daroldi ci scrive, sì, Dominic Paris si è giocato la medaglia per quella tracciatura, insomma stiamo davvero intrecciando la velocità con sugli sci e la velocità naturalmente per quanto riguarda il motorsport. Vediamo Cristian, se adesso ci sente, eccolo qua, fantastico, adesso ci senti. Allora, ti chiedevo Cristian, qual è stata la macchina che hai provato, tra quelle che hai provato, che ti ha regalato più emozioni, più adrenalina, diciamo, fino a questo momento? Beh la Formula 3000 è stata un'esperienza bellissima, un corso in circuiti anche belli, importanti, tipo anche Brands Hatch, un circuito bello impegnativo dove mi sono girato a 220 all'ora e mi sono ritrovato, come anche mi è capitato un paio di volte nella Legend Car, di girarmi e trovarmi in mezzo alla pista con le macchine che mi sfilano a destra e a sinistra, tipo anche quest'ultima gara che ho fatto ieri alla prima partenza. Però con le Legend mi hanno schivato, diciamo, a una velocità dopo una curva, una velocità relativamente bassa, mentre nella Formula 3000 mi sono trovato in mezzo alla pista, ero a metà dello schieramento e mi hanno sfilato a 200 sotto un dosso, a 220 all'ora, 240 all'ora. Ma sei vista brutta allora? Me la sono vista brutta perché ero proprio girato contro mano con le macchine che mi sono passate a destra e a sinistra, e lì ho detto se mi veniva dentro lì forse non ero qua a raccontarla adesso, non lo so, però vabbè, mi è andata bene e basta, insomma. Però la Formula 3000 è bellissima, e la Legend, sì, anche è una macchina Legend Car, così è una macchina. Infatti stiamo vedendo le immagini della gara di Modena, Cristian, che ti hai visto protagonista. Sì. Sì, è stata una gara, bella gara, mi sono divertito, e come stavo dicendo, le Legend sono delle macchine performanti, belle, che danno veramente grande soddisfazione, poi anche a un costo relativamente basso, perché forse è uno dei campionati che con così pochi soldi ti diverti tanto e hai performance, e questo è bello. E la gara di Modena poi, insomma, è andata un po' così, ho avuto un po' di sfortuna, però insomma ho dovuto sempre rincorrere. Sì, abbiamo visto, avrei però modo di rifarti, perché sì, infatti una bella rimonta ieri, in gara 2. Sì, gara 2 ho fatto una bella rimonta, poi un po' di sfortuna, sono entrato in qualifica, che questa volta non c'erano le prove come l'ultima volta, qualifiche direttamente, entro il primo giro, non ho fatto neanche un quarto di giro, ho bucato la gomma. Mi hanno graziato a farmi andare a cambiare, a farmi uscire, perché non si potrebbe, no? Andare a cambiare, sono rientrato 8 minuti prima della fine, poi appena entrato è entrata la safety car perché hanno sbattuto, quindi ho avuto 5-6 minuti per girare, fare qualche prova, però non sono riuscito a fare andare oltre il 17° tempo. Gara 1, partenza buona come al solito, prima curva, hanno tamponato davanti a me, grandi casini, io anche ho schivato una macchina per un pelo, quello dietro mi ha toccato, mi sono girato e sono finito, penso, terz'ultimo. Sì. Ci sono stati tanti scontri, tante toccate, tante uscite, tante safety car, e questo è stato un peccato. Perché anche io ho dovuto anche delle corse, dai, diciamo. Gara 1, esatto, ho dovuto rientrare, rincorrere praticamente dalla terz'ultima posizione, sono finito mi pare 11°. Poi gara 2 anche metà schieramento, grande partenza, bella gara, poi a 3-4 giri dalla fine sono stato toccato, ero quinto e sono finito nono, ho perso 4 posizioni e vabbè, insomma, però è stato divertente, ho fatto una bella bel recupero, un po' di spettacolo. È bello quando sei dietro, se vai un po' forte, che sorpassi, sì, ti diverti anche di più, forte, certo. No? Tra l'altro, invece combattere con i primi davanti è bella dura. Sì, infatti è un livello davvero molto molto alto e le bagarre sono davvero entusiasmanti. Tra l'altro ricordiamo che anche su LiveGP sarà possibile vedere tutte le prossime gare della Legends Car Italia, lo ricordiamo, naturalmente diretta sui canali MS Motor TV e ovviamente anche sui canali social della Formula X Italian Series e su LiveGP.it. Cristian, ti faccio un'ultima domanda che ci arriva, sì, sempre da Giacomo, che ci chiede
ma ti piacerebbe provare una Formula 1 nel futuro? E se sì, quale? Ma sì. Beh, chi ma direbbe io, no? È sempre stato il mio sogno, però la Formula 1 deve essere un computer, perché ormai è tutto bottoni, e quindi sai, questi che si allenano con diciamo con le PlayStation o comunque con i giochini elettronici, con le... Sì, non voglio sminuire i giochini elettronici, con i simulatori che alla fine ormai hanno tanta elettronica, le macchine non sono più le macchine di una volta. Mi piacerebbe provare una Formula 1 con i motori di adesso, però con magari ecco, lì sarebbe bello vedere anche i piloti di adesso con la guida senza idroguida, tenere la macchina un gran premio senza avere l'idroguida e con le marce da lasciare il volante. Arriverebbero un po' tutti sfiniti come Nigel Mansell ai bei tempi negli anni 80, ti ricordi? Esatto, esatto. Frizione, scalare, doppiette. Quello sarebbe bello, bello poter tornare indietro e vedere, perché adesso veramente ormai è tanto, tanto, tanta elettronica, è tutto gestito elettronicamente ed è quasi, insomma, devi allenarti tanto. Come anche prima, però una Formula 1 però con i sistemi di 20 anni fa, 25-30 anni fa. Beh, insomma, per il momento diciamo che ti accontenti bene delle Legends, quindi saremo pronti a commentare anche le tue prossime gare in questa stagione. E naturalmente, Ghedo, ti chiedo, quando vorrai, sarai il benvenuto qui su LiveGP, magari per raccontarci a fine stagione come sarà andata questa tua esperienza e svelarci, insomma, anche i tuoi progetti per il futuro. Siamo d'accordo? No, volentieri, insomma, se mi volete ancora, perché io sono prolisso, non ho fatto parlare nessuno, ho parlato sempre solo io, anzi chiedo scusa. Ma ci mancherebbe, no, ma per noi è un grande piacere davvero averti come nostro ospite, e per me in particolar modo, perché ti seguivo quando tu correvi sugli sci, e naturalmente averti come nostro ospite è sicuramente un privilegio per noi, quindi ti lascio parlare tutto il tempo che vuoi, tranquillo. Anche perché poi, voglio dire, sono sempre cose interessanti e ci siamo davvero divertiti nel corso di questa prima parte di puntata. Allora io ringrazio Cristian Ghedina per essere stato in nostra compagnia. Cristian, ci vediamo in pista, alla prossima della Legends Car Italia. Va bene, ci vediamo in pista, grazie mille, grazie all'invito, buona serata anche e buon divertimento, e avanti tutta come sempre. Se sei incerto, non mi hanno insegnato, tieni aperto. grazie Cristian Ghedina, alla prossima, ciao Ghedo, a presto. Ciao, buona serata. E chiudiamo subito il collegamento con Cristian Ghedina, ma ne approfittiamo per passare subito al nostro secondo ospite, perché come detto non ci facciamo mai mancare nulla. Abbiamo parlato di Cristian Ghedina e di una categoria in escalation come la Legends Car Italia, ma adesso andiamo a parlare sempre di ruote coperte, di un'altra categoria che sta conoscendo un successo sempre maggiore anche nel nostro paese, grazie soprattutto al lavoro portato avanti con grande pazienza e grande passione da questo signore che adesso introduciamo nella nostra diretta. E allora un benvenuto ad Andrea Scorrano, l'organizzatore del Time Attack Italia. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Benvenuto qui con noi su livegp.it, benvenuto a Circus, è un piacere averti con noi. Andrea, allora intanto andiamo a raccontare per i pochi che magari non conoscessero il Time Attack Italia, o che magari ne hanno sentito parlare nel corso degli anni, di che cosa si tratta, quali sono le caratteristiche che rendono unica nel suo genere questa disciplina, perché diciamo subito non si tratta di una classica gara, ma come la parola stessa suggerisce, si tratta di una vera e propria caccia al giro veloce. Quindi andiamo un po' a spiegare, anche per coloro che per la prima volta entrano in contatto con il mondo Time Attack, di che cosa si tratta e che vetture vediamo al via nel tuo campionato. Certamente, sì, l'hai appunto detto, la caccia al giro veloce è proprio la particolarità del Time Attack, è una competizione su pista senza bagarre dove il fine è fare il giro nel miglior tempo possibile. Esiste in tutto il mondo da tantissimi anni e ha la particolarità di essere una disciplina appunto libera in preparazione, quindi si riescono a vedere anche prototipi molto sviluppati derivati da un'auto di tutti i giorni,
che magari nei primi time out, che spesso succede anche nel caso del campione italiano, andava per strada. Quindi pian piano, preparando, siamo arrivati ad avere prototipi con un'aerodinamica molto sviluppata, che poi è una delle caratteristiche particolari del time attack, perché sono proprio improntate sul giro secco veloce. Un'altra particolarità del time attack, e questa l'abbiamo sviluppata noi in Italia a livello ufficiale, è che non è solo aperta a questa tipologia di prototipi, che possono essere anche prototipi molto costosi, ma andando man mano giù nelle classi è aperta anche ad autostradali, ed anche ad autostradali molto 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 strettamente originali. Quindi anche con l'auto di tutti i giorni sportiva, una persona può prendere, venire in pista in una competizione ufficiale a C-Sport, in un campionato ufficiale a C-Sport, e divertirsi in tutta sicurezza. Infatti, intanto stiamo vedendo le immagini del Time Attack Italia, qui credo che siamo a Misano nella stagione sì. 2020, e quindi ti vediamo, ecco, ti vediamo qui all'opera con lo staff. Naturalmente sì. C'è un paddock sempre gremito di ogni tipologia di vettura, perché vediamo dalle vetture più elaborate, così come hai giustamente sottolineato, come ad esempio la Mitsubishi Lancer Evo 10 del campione in carica Serse Zeli, sino alle vetture di piccola cilindrata. Quindi diciamo che tra le particolarità del time attack vi è il fatto che poi vi sono dei turni suddivisi in base proprio alla tipologia di vetture, in maniera tale da non creare intralcio magari tra le vetture più veloci e quelle di minore cilindrata. Sì, esattamente, è diviso in categorie sia racing che stradali, appunto, per cilindrata oltre che per tipologia di preparazione, in modo da creare la maggior sicurezza in pista possibile. Ovviamente le classi, ci sono più classi in pista, però cerchiamo di far sì che le vetture in pista siano più uniformi possibili, nel limite del possibile, per appunto creare sicurezza in pista. Ecco, c'è una tipologia di pilota medio che è interessato, che partecipa al Time Attack Italia, oppure nel corso degli anni hai visto davvero ogni specie di pilota approcciarsi a questa categoria? Nel senso, c'è il pilota magari un po' più amatoriale, o il pilota un po' più navigato, esperto, oppure riesci a identificare un target medio? Ma allora, abbiamo visto un po' di tutto nel corso degli anni. Ovviamente quando siamo partiti eravamo tutti appassionati di pista, provenienti dai track day, tutti aspettavano che qualcuno si prendesse la briga di creare questo time attack, e quindi siamo partiti che eravamo veramente un gruppo di appassionati, non pochi, perché eravamo 126, se non sbaglio, al primo time attack in pista al Franciacorta. Poi man mano negli anni si sono evolute le cose. Anche i piloti che rimangono comunque piloti amatoriali, e il fine ultimo e il massimo divertimento prima ancora della competizione, sono diventati molto più professionali. Ma oltre a questi ci vengono a trovare spesso anche team di campionati maggiori che vogliono provare un'attività diversa, o perché no allenarsi per i campionati maggiori in un contesto dove conta il tempo, dove non c'è bagarre, e quindi possono utilizzarli come shakedown prima della gara. Tra l'altro hai sottolineato come vi sia la possibilità, grazie al Time Attack, di cimentarsi anche con la propria auto, però di farlo sui più prestigiosi autodromi nazionali, perché voglio dire, si va a correre a Monza il prossimo weekend, tanto per dirne una. Esattamente, cerchiamo un attimino di dare il meglio. È molto faticoso, anzi è sempre più faticoso farlo, però io sono sempre in prima linea per cercare di farlo al meglio, e quindi cerchiamo di dare il miglior calendario possibile. Infatti saremo a Monza la prossima settimana, ma seguirà Imola, seguirà Vallelunga, e poi vedremo nel finale di stagione, torneremo al Franciacorta, incredibile riapertura del Franciacorta che ci vedrà protagonisti a metà settembre, e poi dovremo finire la stagione con Misano, Mugello, o forse ci sarà qualche modifica nella parte finale di stagione, ma comunque saranno sempre autodromi di primo livello. Sì, autodromi di grande prestigio. Ecco,
quali sono i numeri che caratterizzano il time attack solitamente? Perché abbiamo visto un paddock comunque davvero ricco di vetture, e questo sta a significare che comunque c'è tanta voglia da parte degli appassionati di cimentarsi in queste competizioni, soprattutto senza correre il rischio di ritrovarsi la vettura con dei danni all'indomani. E quindi questo è anche un aspetto molto importante, ovvero divertirsi ma in completa sicurezza. Sì, sì, esattamente, esattamente, ma è proprio quello che abbiamo voluto costruire con AC Sport, per far sì che i piloti in pista, in assenza di bagarre, fossero un po' più al sicuro, appunto da eventuali scontri, contatti che sono un po' più propri delle gare a griglia, dei campionati maggiori. Quindi un entry level che consentisse al pilota di concentrarsi nella guida, di imparare innanzitutto a portare al limite della macchina per poi approcciare ai campionati maggiori. Effettivamente i numeri sono importanti e ogni anno mi stupisco dei numeri dell'anno dopo, perché dico, ma figurati, ogni fine anno dico, figurati se l'anno prossimo riusciamo a fare questi numeri. E invece anche quest'anno siamo partiti a Misano, che avevamo tra il Time Attack e il campionato che ho l'onore di organizzare, il GT Tracy Challenge, il GTC, abbiamo avuto a Misano circa 150 piloti, e la stessa cosa sarà a Monza, che per noi equivale un full, non c'è più posto. E ecco, quindi sono numeri incredibili. Beh, direi... ritmo del tempo della velocità, insomma, è qualcosa, sì, di importante per i piloti. Sì, 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 decisamente, decisamente. Siamo stati assaliti, già adesso che abbiamo chiuso l'iscrizione a Monza, veniamo trapassati a telefonate per l'iscrizione a Imola al prossimo round, però i numeri sono quelli che possiamo mantenere e quindi non ci possiamo portare oltre, però cerchiamo di dare spazio a tutti nei limiti delle nostre possibilità. Ecco, tra l'altro Andrea, tra le novità che sono state introdotte già dello scorso anno per quanto riguarda il tuo campionato, vi è quello della diretta streaming, ovvero la possibilità di seguire live l'intera giornata di gara. Quindi non si tratta di un collegamento, diciamo così, one shot di un'ora, un'ora e mezza, come quella delle normali gare, ma in realtà per tutta la giornata, e questo è molto importante, soprattutto in un momento in cui gli autodromi sono chiusi al pubblico, tutti coloro che appassionati di questa disciplina hanno la possibilità, tramite i canali social del campionato, di seguire i propri amici, i propri familiari o anche per semplice passione tutti gli appuntamenti del campionato. E già la diretta che è andata in scena a Misano nel corso del primo appuntamento stagionale ha riscosso un grande successo, e diamo appuntamento a questo punto anche per il prossimo weekend, perché da Monza l'intera giornata sarà coperta anche qui dalla diretta streaming. Sì, esattamente, come hai detto te, una diretta streaming di tutto il giorno, ed è una cosa molto impegnativa sia economicamente ma anche come posso dire, da strutturare durante tutta la giornata. Mi ricordo di un cronista che l'anno scorso alle 2 di pomeriggio iniziava a parlare così e mi pregava di venire in camera in adesso ogni riferimento aiutarlo. È puramente casuale, no? Mi ricordo che parlava così a fine giornata, ecco, per far capire che non è facile fare la cronaca di tutta la giornata in un time attack. E quindi è una cosa molto importante da fare. L'abbiamo voluta? Sì, assolutamente sì, per dare possibilità anche da casa, anche in questo momento dove non si può, speriamo ancora per poco, venire in pista, ai tanti appassionati che ci seguono, perché ne abbiamo davvero tanti, tra l'altro da tutto il mondo, di vedere appunto le nostre avventure negli autodromi italiani. Quest'anno appunto lo abbiamo confermato per tutte le gare, siamo anche supportati da grafiche che ci aiutano da casa gli spettatori a capire meglio cosa sta avvenendo in pista. Ci lavoriamo sempre in più per dare un servizio sempre migliore, sempre più strutturato. Allora, io sono sicuro che anche Luca e Nicola, che sono collegati con noi della nostra redazione, magari hanno qualche curiosità da porti in merito alle caratteristiche del Time Attack Italia, anche perché non è una disciplina che purtroppo spesso trova spazio sulle, diciamo, prime pagine dei quotidiani o dei settimanali di settore, ma che in realtà rappresenta una fetta importante di quella passione che caratterizza il nostro motorsport. Quindi Luca, a te spazio per la tua domanda ad Andrea e poi passiamo la palla anche a Nicola. Luca. Sì, no, semplicemente numeri, come detto, sempre in crescita, se c'era già in cantiere qualche progetto per magari il prossimo anno addirittura. Allora, a fine anno scade il regolamento,
Non ti posso dire in questo momento progetti certi, perché prima di fare dei cambiamenti ovviamente devo rivedere tutto con la federazione. Devo dirti che voglio rivoluzionare comunque sia un po' il sistema di classi e far sì che ci sia più equità in pista. Non è una cosa semplice, mi ci metterò dietro a lavorare, però voglio arrivare al massimo a fine luglio ad avere il regolamento per il prossimo biennio con delle nuove classi che consentano appunto maggiore equità in pista, nonostante nelle auto racing e nelle classi maggiori non ci sia di fatto un limite di preparazione che non sia di sicurezza. E questa è la principale novità. Poi per l'anno prossimo vorrei sviluppare ancora di più il bel esperimento che abbiamo fatto quest'anno. Non sempre guardare in alto, ma guardare anche in basso. Abbiamo aperto già dall'anno scorso le classi limited, che appunto, come dicevo prima, sono classi dedicate a vetture con pochissime e non costose modifiche mirate alla sicurezza su pista, e hanno avuto un grande successo. Siamo fermi a 28-29 partecipanti, ma perché non possiamo metterne di più? Perché non vogliamo mettere più auto in pista. Per l'anno prossimo vorrei svilupparle in modo da raddoppiare il gruppo di queste auto in pista e dare spazio a nuova linfa, a nuovi piloti che con l'auto da track day vogliono cimentarsi in questa disciplina per poi magari crescere nelle classi maggiori. Beh, molto molto interessante. Nicola, hai visto che belle macchine nel Tematec, ogni tipologia di vettura praticamente. Sì, diciamo che c'è una vasta gamma di tipologie di vettura rappresentata. Io volevo chiedere molto semplicemente qual è la pista o il tipo di pista, diciamo, migliore in Italia per fare una gara di Tematec. Cioè, tutte le piste sono uguali, comunque sono vanno bene per il Tematec, oppure ci sono piste che si prestano di più, diciamo, a una competizione di questo genere? Ok, allora diciamo che tutte le piste si prestano bene a un Tematec, che anzi sarebbe meglio avere un balance importante di piste veloci e piste lente. Noi stiamo cercando di dare primaria scelta alle piste un po' più veloci e più lunghe, appunto per numeriche, perché abbiamo una numerica importante di piloti che vogliono partecipare e in piste corte ci troveremo in difficoltà in un weekend, dovremmo allungare a più giorni aumentando i costi, che poi è il nostro focus, tenere bassi i costi. E inoltre ormai siamo arrivati a un livello di vetture che in autodromi piccoli andrebbero veramente a soffrire, perché parliamo di vetture con oltre 700-800 cavalli, vetture che raggiungono velocità importanti, e quindi il loro luogo ideale sono gli autodromi un po' più lunghi, ecco. Però non per questo gli autodromi piccoli non vanno bene, infatti andremo a Franciacorta dove faremo un grande spettacolo come è sempre stato dall'inizio del Tematec. E intanto Andrea, stiamo vedendo anche le immagini dell'ultima diretta streaming, ovvero il primo round stagionale che si è svolto, esatto, proprio a Misano. Infatti potete vedere come in tempo reale ci sia la possibilità, seguendo la diretta streaming, di vedere l'aggiornamento dei tempi, la tipologia di vettura, la categoria alla quale partecipano le singole vetture. Insomma, diciamo che ci sono tutti gli strumenti utili per godersi anche questo spettacolo direttamente dal proprio smartphone anche. Quindi questo è un elemento di valore aggiunto. Sì, sì, esattamente, esattamente, è una cosa che ho fortemente voluto e la stiamo sviluppando da quest'anno con l'aiuto di Andrea Muraca del Crono, che ha una pazienza enorme, anche del buon Luca Caglioni che ci sta aiutando e ci sta appunto strutturando tutte queste grafiche, le stiamo ancora sviluppando per dare ulteriori informazioni, e secondo me è molto importante, perché non essendo una gara griglia dove vedi in un minuto chi vince, chi perde, perché vedi il sorpasso e vedi in tempo reale chi è primo, chi è ultimo, ci deve essere una grafica a supporto che spieghi come si sta sviluppando la giornata. Ci stiamo lavorando, ecco, però è già un grande risultato e non possiamo lamentarci, ecco. Andrea, diamo appuntamento a tutti coloro che volessero ricavare ulteriori informazioni, magari, perché no, per partecipare a una delle gare del Tematec in futuro, su quelli che sono i canali attraverso cui poter contattare la tua organizzazione, quindi il sito web, i canali social, eccetera.
Certamente, allora abbiamo una pagina Facebook dove potete trovare tutte le informazioni, che è la pagina Time Attack Italia, quindi facebook.com/timeattackitalia, oppure sul nostro sito che è timeattackseries.com, timeattackck, eccolo qua in sovraimpressione.com, e dovrebbe reindirizzare anche il .it, e lì trovate tutte le informazioni e trovate sempre aggiornamenti andando sul tasto forum. E trovate un thread per ogni gara. Quando apriamo le iscrizioni diamo lì tutte le informazioni per iscrivervi alla gara. Dopodiché, una volta affrontata la prima iscrizione, prenderete contatto direttamente con me, che seguo tutti i piloti e li indirizzo nel modo corretto all'accredito di gara e spiego come avviene la gara. Infatti, perché Andrea è molto puntiglioso anche nei briefing, quando si potevano fare i briefing, anche mi ricordo che tu sei molto attento ai dettagli, al rispetto delle regole, al mantenimento della sicurezza in pista, e questo è giusto perché ti fa onore, non tralascia alcun dettaglio, quindi con Andrea non si sgarra, mi raccomando, e voi che volete partecipare al Time Attack, però ci si diverte un sacco, dai. Assolutamente, assolutamente, siamo in tanti e vogliamo essere sempre di più, quindi per me il rispetto in pista tra i partecipanti e la sicurezza è la prima cosa e non ammetto compromessi in questo, quindi chi vuole venire a far parte di noi deve, non si chiede la luna, ma deve stare attento a quello che dico. Ora che non si può fare il briefing in presenza, faccio comunque dei video a disposizione di tutti che devono essere guardati, spiego tutto e sono a disposizione telefonicamente per tutti e 150 i piloti, ma quando si è in pista bisogna stare veramente attenti alla vettura e ai partecipanti che ci sono insieme a noi in pista. Quello è molto importante per noi. Allora Andrea, io ti ringrazio per la tua disponibilità, è stato un piacere poterti avere qui come nostro ospite per la prima volta Circus, tra l'altro, ma sicuramente diamo appuntamento anche intanto a domenica prossima, perché avremo la possibilità di seguire attraverso i canali social, il sito web del Time Attack, l'appuntamento di Monza, attesissimo, tanti iscritti al via, sfida che si preannuncia emozionante dopo il successo di Serse Zeli nel round inaugurale a Misano, ma ci saranno anche tante bagarre per quanto riguarda le singole classi, per cui naturalmente una sfida tutta da seguire. E poi naturalmente sarai il benvenuto qui con noi per raccontarci magari più in là come sarà andata questa stagione del Time Attack, sì, e svelarci magari in anteprima le novità in vista della prossima stagione. Che ne dici? Assolutamente sì, ci vediamo a Monza. Tra l'altro a Monza ci torneranno a trovare, come l'anno scorso, gli amici di Monza Garage con degli stupendi prototipi, quindi ci sarà in aggiunta la classe Proto, che vedrà il via Andrea Levi su Radical RC, Marcello Meregalli su Duquesne nell'MP3, Federico Leo su Radical SR8 e Andrea Macchi su Ligier nell'MP3, e quindi oltre ad esserci la classe Proto in più ci sarà la doppia assoluta, che è un'assoluta che noi strutturiamo perché vogliamo il massimo confronto per i piloti, e quindi ci sarà, oltre alla normale assoluta Time Attack per le auto derivate da serie o comunque GT, ci sarà un'assoluta che si chiama Super Lap, che vedrà il confronto dei nostri piloti con vetture derivate da serie con prototipi sicuramente di rilievo e di alte prestazioni. Sarà molto interessante anche lì vedere il confronto e non vediamo l'ora di vedere i duelli in pista. E allora, appuntamento a domenica sui canali del Time Attack Italia per naturalmente godersi la sfida di Monza. Grazie Andrea Scorrano per essere stato in nostra compagnia. Alla prossima, Andrea. Grazie a voi, buona serata a tutti. E naturalmente ci vediamo a Monza. Ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao. Molto bene, abbiamo avuto anche concluso il collegamento con il nostro secondo ospite di questa sera. Adesso parliamo, in compagnia di Luca e Nicola, di quelle che sono state le gare del weekend. Io e Nicola abbiamo avuto il privilegio di raccontarvi anche come è andata la Formula X Italian Series a Modena. Nicola, dimmi la tua, perché io sono di parte, quindi com'è stato vivere questa esperienza? No, si è confermato un bellissimo weekend con gare molto spettacolari. Una ampia serie di vetture, no? Passavamo dalle monoposto, delle Trofeo Predators, FX3, alle ATCC, quindi le vetture turismo, alle Legends Car che abbiamo visto prima con Christian Ghedina, Alberto Nasca, Kevin Liguori, campione mondiale. Sono state gare tutte molto belle, molto interessanti, ed è molto bella la formula, no?
del basso costo, che mette al centro il basso costo e il divertimento dei piloti e anche degli spettatori, quindi veramente un bel weekend. Quale auto ti è piaciuta di più? Quale categoria ti è piaciuta di più, Nicola? Allora, forse in quanto a divertimento devo dire le Legends, probabilmente sono quelle più divertenti, però non mi dispiacerebbe provare un FX3, detto sinceramente. Le FX3 mi sembrano quelle più cattive, insomma, oltre ovviamente alle vetture turismo, alle Cupra turismo, chiaramente sono quelle più... forse più veloci, però le FX3 sono quelle che mi piacciono di più, ecco. Sono queste che stiamo vedendo in questo momento, infatti sì, questo è il campionato FX3 con il successo di Andrea Bodellini, giovane pupillo tra l'altro, appunto in questa di Max Mugelli, naturalmente, che è il suo coach driver, l'ha aiutato a crescere molto in questa stagione, però categoria che vede anche al via altri piloti di assoluto rilievo come il giovane irlandese Lyle Schofield, come Davide Critelli, come Francesco Azzori, come Alberto Nasca, che anche qui si diverte a raccontare queste gare nei suoi video. Magari anche Luca ha imparato a conoscere la Formula X attraverso anche i video di Alberto Nasca, no? Sì, tramite lui, ma con voi principalmente. Poi io Nasca lo seguo un po', non molto, però questi i suoi video, i suoi onboard si vedono in giro assolutamente. Molto bene, poi non c'è stata soltanto la Formula X a Modena, ma poi parlando di motorsport a livello internazionale andiamo a parlare un attimo, Nicola, di quello che è stato il weekend nell'IndyCar, perché a destare maggiore scalpore è stata naturalmente la prestazione di Romain Grosjean in quello che è stato l'antipasto, potremmo definirlo così, della Indy 500 che andremo molto presto a goderci. Sì, in IndyCar è una stagione di un po' di prime volte, no, se vogliamo. Abbiamo avuto la prima vittoria di Palou, la prima gara, abbiamo avuto la prima vittoria per Pato Ward in Texas. A Indianapolis per il GMR Grand Prix, che si è corso sul percorso interno del mitico Super Speedway, è stato la pole, l'ha accolta Romain Grosjean del team Dale Coyne. Ed è stato veramente, insomma, è stato un risultato accolto dal mondo del motorsport con grande emozione, no Marco? Perché ce lo ricordiamo tutti, uscire dalle fiamme in Bahrain, è stato molto bello vedere l'immagine della sua mano sul trofeo, no? Della sua mano ancora che porta i segni evidenti delle ustioni. Dopo, in gara, peraltro, poi dice, non è che ha fatto solo, poi ecco, qui vediamo il giro di qualifica, è stato un giro molto veloce. Peraltro lui non aveva mai corso su questa pista, perché quando è entrato lui in Formula 1 Indianapolis era già uscita dal calendario. Peraltro è vero che è la pista Indianapolis interna che usava la Formula 1 nei primi anni 2000, ma con delle sostanziali modifiche al suo layout, insomma è più corta. Totalmente diversa. Sì, sono modifiche sostanziali. In gara poi è arrivato secondo, quindi ha fatto veramente una bella gara. Anche qui altra prima volta, perché ha vinto Rinus VK, l'olandese, che insomma ce lo si aspettavano. Era qualche anno che tutti gli addetti ai lavori se lo aspettavano, perché lui è uno che in Indy Lights ha fatto vedere veramente delle cose molto importanti. Però fino ad ora aveva un po', insomma, fatto un po' di fatica, diciamo. Invece domenica, sabato, si vede che era la sua giornata. È riuscito con un ottimo risultato. Terzo a completare il podio ancora Alex Palou, che si conferma un pilota molto costante che continua a imparare. È una curva di crescita veramente costante quella di Alex Palou. Qui siamo on board con Scott Dixon durante le qualifiche. Sì. Ora tocca alla 500 miglia, adesso comincia il Month of May, no? Il mese di maggio è il mese del motor, dove Indianapolis diventa la capitale per eccellenza del motorsport. Questa domenica qualifiche e l'ultima domenica di maggio, come da tradizione, che è stata rotta solo l'anno scorso a causa Covid, ci sarà la mitica 500 miglia, dove tutto, veramente tutto può succedere. Ricordo solo che l'anno scorso ha vinto Takuma Sato, per dire, che non è stato sicuramente tra i protagonisti del campionato, quindi veramente tutto può succedere, è tutto da seguire. Una gara mitica, vediamo Will Power che definire arrabbiato e dire poco, ha tolto il lance, l'ha lanciato personaggio dentro, tranquillo. Sì, lui si è già abituato a questi scatti, ecco, non è il primo caso. Mi ricordo scene pazzesche, ma sono tutti personaggi
non così tanto, ma nell'Indica sono questi anche questo tipo di personaggi, insomma. Comunque vorrei dire una cosa a quello che tu hai detto, no, su Rinus VK, che l'anno scorso proprio in Indianapolis scorse la sua prima pole in carriera nel Gran Premio, che si svolse tre gare fece l'anno scorso, e che quest'anno in Indianapolis, prima di cominciare la stagione al Barber, si era rotto un dito nella curva 1 in un incidente che fece durante un test. Quindi VK, che ha fatto una gara perfetta, e ricordiamo che Indianapolis correrà ancora, perché ad agosto è prevista una gara in concomitanza con la NASCAR. Sì, esatto. Come l'anno scorso, peraltro, giusto, se non ricordo male, è stata l'anno scorso la prima volta che l'hanno fatto in concomitanza. Sì, però l'anno scorso la NASCAR corse sull'ovale, mentre questa volta la NASCAR correrà anche lei nell'infield. Se Marco mi permette, volevo fare una parentesi per quanto riguarda l'endurance, visto che questa settimana si è corso sia in IMSA sia in European Mansion. Sì, ma infatti ti stavo cedendo la parola proprio su questo. Ah, perfetto. Allora, prima però di passare all'endurance, ho parlato di NASCAR, un fatto storico è successo ieri a Dover, perché nei 400 giri è arrivato un poker dell'Hendrick Motorsport, un fatto che non accadeva dal 2005, che una squadra imponeva 4 macchine nei primi 4 posti, secondo acuto in stagione, quarto in carriera per Alex Bowman, che si conferma un giovane promettente anche magari per il campionato, chi lo sa. 13 gare con tantissimi vincitori diversi, solo Truex ne ha vinte 3 quest'anno, quindi immaginate voi la situazione. Per quanto riguarda invece le gare endurance, passiamo dall'America prima, con l'IMSA, terza gara in stagione a Mid-Ohio, prima gara sprint dopo Daytona 24 e Sebring 12 ore, con una gara che si è decisa all'ultimo giro, perché la vettura di testa Wayne Taylor Racing, che ha vinto Daytona, ha rischiato di restare senza carburante. Ricky Taylor e Felipe Albuquerque sono riusciti a portare a casa successo in una prova che ha visto una bellissima battaglia contro la Cadillac numero 31 di Action Express con Felipe Nasr e Pippo Derani. Il quarto successo di Acura a Lexington, la seconda vittoria in stagione per la numero 10. Sottolineiamo la vittoria, la prima di BMW in stagione con Foley e Bill Oberlin in Class GT di Daytona. È il terzo costruttore diverso che vince nelle prime tre gare in quella classe. Bel livello, mentre Robinson e Felipe Fragas sono imposti in NMP3. NMP3, gara bellissima in Europa, perché sotto l'acqua di Spielberg, gara asciutta per 2 ore, poi bagnato a cambiare tutte le carte in tavola, nella classe LMP3, vittoria per Cool Racing, la seconda in stagione, per 117 millesimi dopo 4 ore, in un finale incredibile con True, che è andato a passare, questo ecco qua, la European Le Mans Series con la partenza. Ringraziamo la nostra regia prontissima. La numero 34, esatto, la numero 34, la prima pole in carriera per il team in stagione e nella propria storia per il Racing Team Tarkey, che esordisce nella categoria, con Logan Sargeant. La gara, qua c'è un incidente in curva 3, il team Virage che perde la macchina in staccata e prova con la carambola. Era Heidfeld quello, era qualche anno fa. La dinamica era la stessa, purtroppo è stato coinvolto anche il team del nostro amico Damiano Fioravanti, che dunque non è potuto neanche entrare in pista, è rimasto a guardare la sua vettura distrutta. Per fortuna nessun problema per Bressan, che era al volante della vettura in quel momento. Quella macchina bianca e con le strisce gialle che avete visto incidentata nel contatto in curva 3. Queste sono le fasi di gara, qui un altro incidente alla penultima curva del circuito di Spielberg. La gara si è decisa con l'arrivo della pioggia, G-Drive Racing numero 26, in questo caso viene attaccata da una vettura che poi non vincerà, perché la 29 che ha vinto al Porricart, che va per Prati. Vittoria seconda in stagione e la seconda nella propria storia, visto che qui inizia a piovere, intanto toccata nell'ultima curva tra Ferrari e United Autosport numero 32. Succede di tutto adesso con le vetture che si girano in curva 1, in curva 3, in curva 6, qui la Pani Competition finisce nella sabbia, seguita poi anche da United Autosport numero 22. Gara che non viene sospesa, da poco ci è mancato. Giusto due gocce, ragazzi, avete visto? Proprio due gocce. Questa è la 26, che decide prima della ripartenza safety car di mettere le gomme intermedie, scelta non condivisa dal resto del gruppo, una scelta che poi non paga. Ecco qua il cambio che mette le gomme intermedie, passa il comando con Colapinto che poi viene attaccato da Deletraz, la vettura numero 41 bianco
e Rossa, che approfitta di un errore di Colapinto con questo doppiato, la Inter Europol, per passare il comando a 20-30 minuti dalla conclusione. Quindi la felicità di Vincent Bons nel box. Questa invece è la battaglia MP3 con la numero 8 di Drew che passa a Bell staccata, sorpasso che poi non servirà a nulla perché Drew prende una sanzione all'ultimo giro per pit stop infringement e perde la corsa nell'ultimo passaggio. Bell si resiste agli attacchi nell'ultima curva con una Ferrari di mezzo e riesce a cogliere il successo in P3, il secondo per Kull, il secondo per Viaretti, il secondo per Ferrari, perché la numero 88, il numero 88 di Rovera, Emmanuel Collard e François Perraudeau conquista la prima vittoria stagionale, visto che a Barcellona non ho potuto correre perché due piloti erano positivi al coronavirus e non sono riusciti l'equipaggio non ha potuto gareggiare. Hanno vinto anche a Spa nel Mondiale, prima vittoria in European Le Mans Series, gara, pole e vittoria. E insomma, questo è stato il resoconto sempre puntuale e dettagliato a cura del nostro Luca Pellegrini per quanto riguarda la gara della European Le Mans Series. Adesso, ragazzi, si va a Monte Carlo per quanto riguarda la Formula 1 nel prossimo weekend, una sfida che torna dopo un anno di assenza ed è sempre bello vedere le monoposto sfrecciare nelle stradine del Principato. Vedremo se a questo punto, nella lotta emersa in questo avvio di stagione tra Mercedes e Red Bull, potrà inserirsi qualche outsider. Tu che cosa ti aspetti, magari, Nicola, la McLaren spinta da questa nuova livrea adottata proprio per questa circostanza? Sì, livrea spettacolare, questa, diciamolo. Vero. Io, Marco, però, non lo so, sinceramente la vedo dura. Allora, io sono molto curioso di vedere cosa faranno, sì, Norris, cosa farà Leclerc, perché la Ferrari qualcuno addirittura ha paventato un podio, mi sembra un po' esagerata, però vedremo. Però, lasciami dire, io la mia curiosità adesso è su Verstappen e sulla Red Bull. Cioè, entrambi adesso devono dimostrare di essere da titolo. Tanto che vediamo il bel video della McLaren, no? Con Sì, Norris che per la visualizza, nuova livrea. niente, esatto, che visualizza il tracciato. Io credo che Red Bull e Verstappen siano chiamati a dimostrare di essere da titolo. Quello che abbiamo visto a Barcellona, purtroppo, non da parte di Verstappen, ma da parte del muretto Red Bull, è una macchina al top, un pilota oltre il top, perché quel sorpasso che ha fatto in partenza è stato bellissimo e ha dimostrato che pilota è, ma il team ha sbagliato almeno in un paio di occasioni in quella gara. Ora Red Bull deve riprendersi, deve cominciare a, perché sono già 14 punti di stacco, sembrano pochi, ma poi alla fine quando fai i conti sul punto non sono poi E così pochi. guadagnargli su un certo Lewis Hamilton, a Non è maggior facile, ragione, non è appunto, a facile. Monte Carlo, poi a Monte Carlo, che Hamilton è uno di quelli che si esalta a Monte Carlo, no? Una pista incredibile, veramente. Io penso che sia insieme a Monza, Spa, Silverstone e pochissime altre. Penso che era gli altri anni. Facevamo, se ti ricordi, Marco, gli anni passati, non dal 2019 indietro, c'era la domenica alle 2 all'epoca la gara a Monte Carlo, e poi la sera c'era la 500 miglia di Indianapolis. C'era questa Grazie. bellissima bellissimo fatto che si passava dalla gara sulla pista più lenta alla gara più veloce in assoluto del mondo. E Monte Carlo è un'altra di quelle piste insieme a Indianapolis che forma la Triple Crown, no? Anche quindi Beh, io mi parla da solo l'Hamilton. ricordo un paio di anni fa quando Alonso si cimentava appunto nella 500 miglia di Indianapolis, che poi in quel weekend a Monte Carlo tutti erano con lo sguardo rivolto soprattutto nell'Hospitality McLaren Honda, quello che stava combinando Fernando Alonso appunto a Indianapolis, e quindi c'era questa doppia attenzione in un weekend davvero per palati fini, possiamo dire. Non ci Tra sarà l'altro, quest'anno, insomma, però dai. sì. Nel 2017, peraltro, Button sostituì Alonso proprio che era impegnato a Indianapolis per un one shot. Poi era finita male perché al portiere aveva buttato Wehrlein contro le barriere, quindi Sì, era sì. finita malissimo. E infatti era proprio quell'anno in cui Sì. ricordo l'attenzione. Esatto, vedremo, vedremo. Io spero sempre in un bel duello. Monte Carlo sarà fondamentale, inutile dirlo, la qualifica Attenzione al è meteo. il momento più spettacolare di tutto il weekend per me a Monte Carlo, se non io azzardo che per me è uno dei top 3 momenti più emozionanti del mondiale.
la qualifica a Monaco. Da vedere. Allora, pronostico in chiusura per il pod di Monte Carlo, Luca, Nicola e chi magari vuole scriverci azzardando il suo pronostico per i primi tre della gara monegasca. Luca. Aggiungo attenzione al meteo perché potrebbe piovere. Quindi sì, attenzione. Anche qua a Milano dicono potrebbe andare calcio per domenica. Qui ormai arrivano i monsoni, sembra di essere nella foresta pluviale nella stagione delle piogge, quindi vabbè. Non lo so, io dico, guarda, Nicola ha detto niente Ferrari podio, io magari ci spero, quindi mettiamo Leclerc a casa. Non ho detto oggi. Niente, mi sembra difficile. No, anche secondo me. Oggi però ho visto un video di Leclerc, il video del record della pole fatto con la Formula 2 a Monaco, sono rimasto impressionato, quindi lo metto terzo, dietro a Verstappen e a Hamilton, perché come ha detto prima, okay. Mi allineo totalmente. Verstappen, poi, Hamilton, Leclerc, ok. Sì, prima di chiudere, Marco, sì. Lascio la parola. McLaren dovrebbe correre sempre con quella livrea. Sì, stavo pensando anche la stessa cosa, effettivamente. Sì. Nicola? Verstappen, Hamilton, Norris. No, Ricciardo. Sapete che avete fatto due pronostici sui quali mi trovo davvero in linea, nel senso che anch'io avrei... Beh, allora io per distinguermi dico Verstappen, Hamilton, Perez. Così almeno. Comunque Verstappen e Hamilton li mettiamo tutti e due davanti. Sì, assolutamente. Sì. Bottas, no, vabbè, no. No, Bottas è già fuori dai giochi, nonostante i suoi annunci che ormai hanno fatto storia. Allora, ragazzi, siamo in chiusura per quanto riguarda questa puntata numero 348 di Circus. Ci avviciniamo al fatidico traguardo delle 350 puntate. Non so ancora che cosa faremo in occasione della 350esima puntata. Se avete delle idee, fatecele sapere, così magari cercheremo di metterle in pratica. Non so se per caso volete il vostro pilota preferito ospite qui a Circus, scrivetecelo, dateci dei suggerimenti, noi cercheremo di accontentarvi nei limiti del possibile, ma sapete che generalmente cerchiamo sempre di fare qualche piccolo miracolo per i nostri appassionati. Stasera abbiamo avuto Christian Ghedina in particolar modo, ma insomma non ci siamo mai fatti mancare nulla nelle recenti puntate, Jacques Villeneuve e tanti altri piloti che sono stati protagonisti con noi. Ringrazio Nicola Saglia per essere stato in mia compagnia. Ciao Nicola. Ciao Marco, grazie a te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Allora, vediamo che arriva già qualche suggerimento. Antonio Fuoco, ok, è stato già nostro ospite almeno un paio di occasioni, perché no? Prenderemo sicuramente, caro Simone, in considerazione il tuo suggerimento. E poi Luca Pellegrini, ci vediamo naturalmente alla prossima. Ciao Luca. Ciao Marco, grazie e buonasera a tutti, buon weekend. Vi ricordiamo di mettere un bel like al nostro canale YouTube attivando la campanellina, mettete mi piace anche alla pagina Facebook di livegp.it, continuate ad ascoltare tutti i nostri podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. Per questa serie è tutto, la stream ci chiede di che parliamo, amici, siamo in conclusione, purtroppo sei arrivato un attimo tardi, però ovviamente potrai rivederti tutta la nostra puntata, abbiamo parlato di motorsport con Christian Ghedina, quindi campione di sci e adesso pilota, abbiamo parlato di Time Attack con Andrea Scorrano, abbiamo parlato di IndyCar, abbiamo parlato di Endurance, abbiamo parlato nel finale di Formula 1, quindi puoi andarti a rivedere la puntata, però mi raccomando, la prossima volta iniziate a seguirci dalle 21, perché alle 21 inizia la nostra diretta ogni lunedì sera. Grazie comunque a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, appuntamento ovviamente nel weekend con i nostri commenti live del Gran Premio di Monaco e lunedì prossimo alle 21 con la puntata numero 349 di Circus. Alla prossima, ciao!